Buongiorno, sono Marco Bagliani e accetto volentieri l'invito fattomi da Mirko Carettieri dall'Istituto Parri di commemorare in qualche modo il prossimo 25 aprile sulla Resistenza, leggendovi un frammento di uno dei testi più belli per me scritti sulla Resistenza, di Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny. Penso che sia una cosa bella da fare in questo periodo in cui siamo in casa, chiusi, reclusi, non possiamo uscire, che almeno possiamo scambiarci questi racconti e ricordarci di questo grande giorno che è stato per noi la Resistenza italiana. Correva, correva, o meglio volava, corpo, fatica e movimenti vanificati. Poi, ancora correndo, fra luoghi nuovi, inconoscibili ai suoi occhi appannati, il cervello riprese attività, puramente ricettivo. I pensieri vi entravano da fuori, colpivano la sua fronte come ciottoli da una fionda. Pierre ed Ettore sono morti. Ettore aveva il mal di ventre, non poteva correre come doveva. Li hanno uccisi. Io sono vivo, ma sono vivo. Sono solo, solo, solo e tutto è finito. Era conscio del silenzio e della solitudine, ma ancora correva, non finiva di correre. Il suo cervello si era riannerito, la sua sensibilità fisica ritornò, ma solo per provare angoscia e sfinimento. Il cuore gli pulsava in posti sempre diversi e tutti assurdi. Le ginocchia cedettero, vide nero, crollò. Quando si risvegliò si trovò steso a qualche passo dalla cima di una collina. La guadagnò sui gomiti, le gambe rifiutandosi di reggerlo. Il limitato cielo era di un tenero grigio, certo il vespro di un giorno stato sereno, e più chiaro appariva sulle colline circondanti la città. Il borgo stava a sinistra, non meno sigillato e tacito del suo cimitero. La sua testa ora lavorava freneticamente a ripescare, inchiodare un ricordo, un qualche ricordo. Che cosa doveva mai ricordare? Ah sì, Pierre ed Ettore sono morti, uccisi, oggi. Inconsciamente, quasi per inerzia, stava calando per la pendice. Dove andava? Nelle fratte della vallata di San Rocco, contorte e buie sotto di lui. Ma così non si accostava troppo pericolosamente alla città. Che cosa gli importava? Non aveva dove andare. E così scendeva, scendeva, stranito ma rapido. La valletta si incassava, la vegetazione anneriva. In essa era più tardi di ore che sulle alte colline. E così il viottolo già sfumava, e così sfumavano le esterrefatte facciate dei radi cascinali. Così solo all'ultimo passo si accorse del fardello che ostruiva la strada. Johnny sedette a fianco di esso, sull'erba rigida, innaffiata di sangue. La sua faccia era glabra e serena. I suoi capelli bene ravviati, ad onta dello scossone della raffica e del tonfo a terra. Il sangue, spicciato dai molti buchi nel petto, aveva appena spruzzato l'orlo della sua sciarpa di seta azzurra, portato al collo, alla cowboy, che era l'unico capo di una certa quale lussuosità in quella generale povertà di partigiano apprestantesi all'inverno. Johnny ritrasse gli occhi dalla sua intatta faccia, poi glieli riposò su all'improvviso, quasi a sorprenderlo. Nella pazza idea che il ragazzo socchiudesse gli occhi e poi ripiombasse le palpebre la sua nuova attenzione. Giaceva in sconfinata solitudine, accentuata dalla univocità del rivo vicino. L'avevano spogliato delle scarpe. Johnny esaminò le sue doppie calze di grossa lana bucherellata e pensò che Ettore e Pierre giacevano esattamente così, qualche milione di colline addietro. Si sentì osservato e puntò lo stem verso una cortina di canne. Biocheggiava una faccia che cercò di eclissarsi. Ma ci fu un movimento nel braccio di Johnny che convinse l'uomo a restare, impietrito. Johnny indicò il partigiano uscito, ucciso ed alzò il mento. Stamattina, disse l'uomo, la colonna è uscita dalla città. Scendi a parlarmi, ordinò Johnny. L'uomo implorò di no. Aveva terrore del cadavere e del ritorno subdolo dei fascisti. Si avanzò soltanto quanto bastava ad aggirare il canneto. Gliel'ho visto fare, mi ci hanno obbligato, io e la mia famiglia, tutti i vicini. Era riuscito a sfuggire a una pattuglia, ma poi incappò in un'altra. Perché l'avete lasciato qui? Dopo la fucilazione l'ufficiale ci disse di non toccarlo assolutamente, disse che sarebbe tornato verso sera a vedere se avevamo obbedito. Il nostro prevosto ha avuto l'ordine preciso di seppellirlo domani, soltanto domani sera, ma noi cercheremo di seppellirlo stanotte, il prevosto, io e i miei vicini. Dove lo seppellirete? Lassù, a Treiso, sebbene sia un brutto affare salire con un morto sulle spalle in una notte come in bocca al lupo, ma lo faremo volentieri. Siete mal ridotti voi partigiani. Ora vattene, per carità, vattene, perché i fascisti potrebbero tornare a controllare. E noi siamo stanchi di vedervi ammazzare, stanchi di essere chiamati ad assistere, le nostre donne gravide. Vattene lontano, per carità, vuoi che ti butti una pagnotta? Il crepuscolo nella valletta espessiva, mentre il cielo sulle colline restava straordinariamente chiaro, quasi una luminosa effusione delle stesse creste.
Le desiderò subito e marciò verso di esse. A mezza costa, quella superiore luminosità già declinava, lasciando il posto ad una cinerea effusione nella quale veleggiava immobile il disco bianco del sole. Si sforzò e raggiunse la cresta. Da una sella ebbe una parziale visione della città, accosciata in un'ansa del fiume, sotto la pressura di vapori e destino. Avrebbe ricevuto ancora quella stessa sera la notizia dell'uccisione di Pierre ed Ettore. Johnny si immaginò il serpere di quel funebro bisbiglio attraverso stanze gelide, disperati nascondigli per la notte desolata, e pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui, ritto sull'ultima collina, guardando la città e pensando lui stesso di lui e della sua notizia la sera del giorno della sua morte. Ecco l'importante, che ne restasse sempre uno.